Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, tecnologie mediche. La motivazione. Per essere un'eccellenza in continua evoluzione e per compiere proprio quest'anno 50 anni di presenza in Italia, per aver contribuito alla lotta al Covid con i propri dispositivi medici, riconfermando la propria leadership nell'industria delle tecnologie medicali, per perseguire ogni giorno con impegno e dedizione l'obiettivo di far progredire il mondo della salute con soluzioni diagnostico-terapeutiche sempre più innovative. Il premio va a Becton Dickinson Italia. L'applauso che arriva dalla platea perché c'è il team, ma io invito sul palco con me Giorgio Benigni, Country General Manager per Italia e Grecia. Grazie per essere qui. Grazie, grazie molte per questo premio. Allora, si avvicini così, giustamente dopo l'applauso immortaliamo anche il primo momento con il premio di riferimento, poi naturalmente avremo attimi a voi dedicati per questo. Intanto le chiedo di accomodarsi e a questo punto restiamo prima su un commento. Cosa significa questo riconoscimento per voi? Poi naturalmente la motivazione è molto intensa, ci ritorneremo. Prima, insomma, un commento a caldo, appunto. Allora, innanzitutto ringrazio per il premio. Credo, se non ricordo male, è il secondo in pochi anni che riceviamo, quindi è una sorta di conferma per il lavoro di BD Italia. Lo ritiro e lo accetto con grande entusiasmo a nome di tutti i colleghi, dei 350 colleghi che ogni giorno sono impegnati sul campo per garantire un servizio di assoluta qualità. Quindi ancora di più. Complimenti a voi, anche perché appunto così arriviamo nel merito ancora di più in questo anno per la sfida, insomma, la sfida. Proprio la scriviamo, se potessimo scriverla a caratteri cubitali, che abbiamo dovuto affrontare tutti voi per primi. Intanto proprio quest'anno sono 50 anni di presenza in Italia, quindi insomma arriva proprio anche a puntino questo premio. E che sfida, com'è stata questa sfida? Lo so che è una domanda per la quale servirebbero giorni interi, però insomma che bilancio possiamo tracciare insieme a lei? Guardi, sono stati 15 mesi molto intensi, non solo da un punto di vista personale ma soprattutto professionale, e ancora una volta forse voglio ricordare tutti i colleghi che si sono impegnati soprattutto nei mesi più caldi a garantire un servizio. Ricordo i colleghi che hanno frequentato gli ospedali nei giorni più duri, nelle settimane più dure, per garantire il servizio, per garantire il supporto tecnico, per fornire anche le siringhe piuttosto che i test per anti-Covid. Quindi sono stati mesi, confesso, dove il fatto di avere anche uno scopo nella nostra attività professionale, che come lo ricordava lei è quello di far progredire il mondo della salute, lo abbiamo vissuto veramente concretamente ogni giorno. E quindi da adesso in avanti, perché chiaramente la sfida non è ancora portata a termine, insomma sicuramente vinta per quello che avete fatto, però adesso probabilmente si aprono anche tante altre situazioni e scenari, quindi da qui al medio-lungo termine cosa vi aspettate? Allora, diciamo innanzitutto ci aspettiamo di tornare innanzitutto a una sorta di normalità, una normalità che però sappiamo non può essere definita come la normalità pre-Covid. Noi ci siamo innanzitutto per supportare ancora una volta tutte le istituzioni, tutti i nostri clienti e gli ospedali ad un ritorno all'attività ospedaliera normale post-Covid. Questo, se vuole, nel brevissimo è la prima sfida che noi abbiamo. Più a medio-lungo termine noi puntiamo molto all'innovazione, l'innovazione dei nostri prodotti, delle nostre soluzioni. Puntiamo anche ad accettare la sfida insieme alle istituzioni, al Servizio Sanitario Nazionale, che derivano per esempio dal PNRR, da tutta l'attività del Recovery Fund. Credo che ci siano opportunità per consentire alle vere innovazioni di proseguire, di fare il cambiamento sul mercato. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire puntare ad attività come l'Health Technology Assessment, vuol dire
puntare ad attività del procurement innovativo. Noi speriamo che il Covid e questa pandemia in qualche modo consenta anche alle istituzioni di pensare più a medio e lungo termine e di cambiare un po' forse una bad practice che c'era prima di questa pandemia. Sì, quello di non agire solo nell'emergenza, poi ci mancherebbe, è doveroso averlo fatto, però insomma che sia tutto un po' più strutturato. E a proposito di avere tutto un po' più strutturato, io non ho dubbi che l'anno prossimo voi in qualche modo sarete ancora osservati e selezionati, perché chiaramente parliamo di eccellenza in generale, poi insomma con quello che è accaduto ancora di più, spero di ritrovarvi qui in altra modalità. Lei ha parlato di un ritorno alla normalità, che è quello che ci auguriamo tutti, quindi insomma spero che ci rivedremo qui l'anno prossimo per la nuova edizione. Molto con tante novità, magari più strutturate, come diceva lei, diciamo che questa è la nuova sfida. Molto volentieri, spero proprio insomma di tornare con i colleghi a celebrare un ulteriore riconoscimento. Anche di più, visto che avremo forse la possibilità di stare ancora tutti insieme. Complimenti, quindi può prendere il premio Becton Dickinson Italia, e grazie a Giorgio Benigni, Country General Manager per l'Italia e la Grecia, e complimenti ancora. Grazie a voi.